Ciao a tutti, eccoci a dare i numeri per il Como. Che giramento, brucia per delle gare così quando eravamo un passo da un punticino che poteva essere quasi stretto, e che giramento dover condurre questa trasmissione per la prima volta in stagione dopo una sconfitta. Eravamo partiti da Brescia con questa rubrica diamo i numeri per il Como e non avevamo ancora conosciuto la parola sconfitta, e oggi dobbiamo commentarne purtroppo una. Vediamo i numeri del Como: prima sconfitta dopo 7 risultati utili, prima sconfitta esterna dopo 3 risultati utili e 7 punti in 3 gare. In classifica passiamo dall'ottavo al 12° posto, peggiorando un po' la situazione. Eppure ci sono anche motivi per sorridere, come comunque il quarto gol di Bellemo, il secondo gol di Vignali e il 1350 Comaschi al seguito della squadra. È stato davvero uno spettacolo al Brianteo. Luca, tu che eri allo stadio di Monza, al Lu Power Stadium, come hai visto il derby tra le due tifoserie? Ma c'erano più di 5.000 spettatori, e veramente bello spettacolo, insomma, da un po' che non vedevamo uno stadio bello pieno, bene tutte e due le tifoserie. Dico la verità, mi aspettavo qualcosina in più a livello sonoro da parte dei tifosi del Como, però ci sta, dai. E anche comunque l'arrivo a Monza, 3 ore praticamente per arrivare allo stadio, è stato un po' un'odissea. Ricordo un po' spompato forse. Ricordiamo quel contrattempo ad Esio, questo treno che si è fermato clamorosamente, ha costretto i tifosi a prenderne poi un altro. Non si sono ancora capite le cause. È da escludere totalmente che qualcuno abbia tirato un freno d'emergenza, anche perché non so se nel 2021 nei treni ci sono ancora i freni d'emergenza alla portata di tutti. Qualcosa è successo e pace, è andata così. Vabbè, partiamo con le nostre valutazioni, i nostri numeri. Come sempre daremo delle risposte diverse io e Andrea, e ovviamente coinvolgiamo anche i tifosi sui social. Dai Luca, vota la prestazione del Como. Ma io, ovviamente, di quelle partite in cui bisogna fare la media, no? Primo tempo e secondo tempo. Primo tempo da 5 e un secondo da 7, forse qualcosa in più. Io direi 6,5. Io dico 7 perché a me il Como è piaciuto comunque tanto. Era una gara a verità, perché comunque al cospetto di una grande squadra si poteva anche prendere l'imbarcata. Il Como non mi è dispiaciuto nel primo tempo, anche se poi ha subito veramente l'impossibile e nella ripresa ha fatto un partitone. Quindi il Como esce da questa gara forse ancora con più certezza. Il risultato è giusto? Il risultato non è assolutamente giusto, direi da 0 a 10, valutazione 3, ci stavamo pregustando il pareggio, che ripeto, perché ci siamo fermati, ma dopo il 2-2 di Vignali veramente in tanti hanno sognato di uscire con i 3 punti dal Brianteo, e quel gol finale, quella carambola incredibile di Machin, veramente poi fa parte delle regole del calcio, bisogna prenderle e tornare a casa, pace. L'unico 4, perché sì, pareggio più giusto, se detto 3 io dico 4, quindi siamo d'accordo. Migliore in campo, del Como? Credo che bisogna sempre valutare chi, come dire, indirizza, spacca le partite, e credo che sia Parigini l'uomo che ha dato la spinta in più al Como, anche se ci sono ottime prestazioni per l'Emo, per esempio, è un altro che ha fatto molto bene. Sì, sono d'accordo totalmente con te, Parigini l'ha veramente spaccata, tanto che Gattuso aveva detto me l'ero, anche se stava benissimo, me l'ero tenuto lì un po' per il secondo tempo e ha fatto bene. Io dico Chaya, perché comunque si è dimostrato ancora una volta un giocatore di grande livello. Quando accelerava Chaya, i difensori del Monza arretravano impauriti, e questo è un giocatore veramente che può spaccare le partite. Bravo Chaya. Chi può dare di più, Luca? Se guardiamo giusto la partita di domenica, credo che è mancato forse Arrigoni, che ha sempre abituati a grandissime prestazioni. L'ho visto un po' fuori dalla contesa, e purtroppo anche sul gol di Machin era lui l'uomo più vicino, poteva forse fare meglio. Chi si aspettava che tirasse da quella posizione? L'ho visto anch'io arretrare un attimo. Io dico Cerri perché, nonostante abbia fatto una buona partita, anzi un'ottima partita,
quell'espulsione finale non ci voleva, soprattutto un uomo d'esperienza come lui, perché metterà il Como in difficoltà anche per le prossime gare, perché qui adesso bisogna capire anche cosa ha detto l'arbitro, ci si potrebbe aspettare da una a più giornate. E poi dispiace perché in settimana aveva anche dichiarato che aveva dovuto regalare 30-40 biglietti ai suoi amici di Parma per la partita di domenica e invece lui non ci sarà. Senti Luca, vediamo invece dove può arrivare questo Como dopo la gara di ieri, che conferme, che certezze hai? Ah, io rimango un po' della mia idea, sapevamo che questa partita poteva essere difficile e credo che lo sarà moltissimo anche quella con quel Parma, un Parma in crisi, c'è veramente aria di, insomma, magari anche di cambiamenti dopo il pareggio contro Cosenza, quindi io rimango della mia idea, insomma, un nono, decimo posto, una proiezione finale intorno alla zona playoff. La salvezza tra qui. Io invece confermo che questo Como se la deve veramente giocare con tutti, perché può giocarsela con tutti e quindi il sesto posto penso che sia alla portata. Il Como ci deve credere perché veramente inizia ad avere una rosa anche più di 11 titolari, anche quelli importanti, quindi sono convinto che il sesto posto il Como possa raggiungerlo, dai. Diamo anche un voto a Jack? Diamo un voto a Jack. Cosa vi dai? Io dico 6 perché sto stando un po' basso forse, però dico 6 perché nel primo tempo la squadra non si è mossa bene, però c'è anche molto, oggettivamente molto forte, però un bel 7 ripresa perché ha azzeccato le mosse, la squadra è uscita trasformata e ha riaperto la partita. Sì, io dico 6,5 perché comunque probabilmente nell'intervallo è riuscito a dare la giusta carica anche ai ragazzi, perché poteva veramente arrivare l'imbarcata, invece il Como ha reagito alla grande e poi si sta dimostrando anche un abile stratega, un po' come tanti suoi colleghi, perché ha un po' nascosto le carte in settimana con i due infortuni di Chaya e Lagumina, invece erano perfettamente abili e arruolabili e in campo penso che si sia visto, quindi bravo anche magari a cercare un po' di tenere sulle spine l'allenatore avversario. Luca, rassegna stampa, come hanno titolato i giornali e i siti di oggi su Como? Gazzetta punta un po' sul Monza, ansia Monza da 0-2 a 2-2, poi Macin culmina il Como. La provincia punta invece ovviamente sulla rimonta Como, ma poi è beffato, Radio Sport Como eroico ma gelato nel finale. Vediamo Luca la notizia più brutta forse della giornata, al di là della sconfitta. Questo infortunio a Gori potrebbe essere un brutto infortunio e anche lungo, si sa qualcosa di più? Dovrebbe insomma, essere un problema muscolare. Gori aveva già avuto dei problemi in passato e si può riacutizzarsi di una vecchia ferita alla gamba, quindi ovviamente muscolare. E quindi c'è il rischio veramente di un infortunio di lungo stop. Perché certo, quando poi un giocatore esce così piangendo sì. Dal campo, lui è il primo ad aver avuto la sensazione probabilmente qualcosa di grave cosa è successo. Ma secondo te il Como potrebbe andare subito sul mercato, aspettare a gennaio? Ma vediamo, c'è comunque un mercato di svincolati, nessuno ne ha fatto ancora il tempo, però è una possibilità. Diciamo che comunque la garanzia c'è, perché Fachin comunque arriva da un anno giocato da titolare, quindi sicuramente è un portiere affidabile, almeno per tamponare momentaneamente l'emergenza. E spunti e deliri social, Luca. Intanto ti volevo chiedere come hai visto Monza, come hai visto questo ambiente, se sono già tutti pronti per il loro primo anno in Serie A o se invece se riesci devo ancora dare, le manca veramente tanto per arrivarci, perché sono ancora ben lontani dal primo posto, quindi non lo so, ho visto che comunque l'ambiente ha avuto bisogno di essere caricato. Monza paga da anni la vicinanza con Milano, la presenza di Inter e Milan, quindi è veramente difficile, però sicuramente è una società che è veramente attrezzata in ogni, come dire, è molto ben organizzata. Ma non andavi a Monza da anni, lo stadio l'hai visto anche rimodernato? Sì, sistemate alcune cose,
i tifosi non, non appaiono, tipo alcune sale, le sale stampa, parcheggi sistemati, hanno messo anche nei distinti che sono chiusi una grossa copertura con i simboli di Monza, di Villareale, insomma, quindi uno stadio che sicuramente è anche moderno, o perlomeno più moderno rispetto a tanti altri, essendo stato fatto insomma fino agli 80. Io divento matto quando chiudono un settore ed è quella a favore di telecamere, però cioè io questa cosa qui veramente non la faccio. Vabbè. Abbiamo anche letto qualche paragone, magari un po' azzardato, però i tifosi lo fanno. Questo attaccante del Monza molto bravo, Motta Carvalho, è stato paragonato addirittura a Messi. Beh, sembrava Messi nel primo tempo. Ricordiamo una cosa che magari più sfugge: Motta Carvalho è un attaccante che intanto il Monza ha pagato dalla Juve Under 23, veramente fior fior di quattrini. Motta Carvalho ha fatto l'Europeo Under 21 con il Portogallo, giocando a titolare, arrivando fino in finale dove hanno perso con la Germania. Nei quarti di finale aveva fatto due gol all'Italia ed era titolare con alle sue spalle, quindi in panchina, un certo Leao del Milan. Quindi non è che Motta Carvalho lo scopriamo ieri, e io dico che anche le qualità di un giocatore come Motta Carvalho in Serie B, poi certe volte bisogna aspettarsi anche gol del genere, non per forza la colpa era dei difensori del Como, è stata dei difensori del Como. Quando c'è un attaccante così forte che ti inventa dei numeri del genere, o anche il terzo gol, bisogna solo tirarsi giù il cappello e guardare alla prossima. La qualità del Monza è fuori discussione. Luca, il terzo spunto di giornata invece sono questi due rigori reclamati dal Como. Tratto la curiosità per i tifosi, più clamoroso uno, invece per Gattuso e i giocatori il secondo. Anch'io ho avuto la sensazione che fosse più il primo, quindi una cintura, un Cerri spalle alla porta, cinturato alle spalle, sembrava quasi quello più del rigore. Sul secondo invece ne ha parlato a lungo Gattuso, dice che la sensazione dal campo, senza aver visto l'immagine, era un rigore netto, perché insomma, c'è stato, secondo il mister, un contatto che avrebbe poi evitato ovviamente a Cerri, che è caduto per terra, di calciare a rete. Onestamente, rivedendo anche i replay, tutto questo rigore netto non l'ho visto. Mi è sembrato sensazione più il primo. Poi c'è stata un'altra caduta di Cerri, ma lì era chiaramente una simulazione, infatti è stato ammonito e poi non è impulso per questo. Niente, ha generato solo del grande ammonito. Sì, certo. Resettiamo, si passa alla prossima, ricordiamo qual è la prossima gara, dai. Como Parma, posticipo di domenica prossima, alle 20.30 a Sinigaglia, praticamente è già tutto esaurito, forse mancano forse dei biglietti in tribuna, ma veramente poca cosa. Ma secondo te quanto conta questo esaurimento di biglietti con l'arrivo di Buffon? Da 1 a 10 è 8, penso che in un calcio dove ci sono pochi campioni, in una categoria dove un nome come Buffon sicuramente attira. Poi vabbè, come Parma è una delle partite più attese, Parma è una squadra molto forte, molto in crisi, ma resta una squadra forte. Bene, dai, speriamo di passare una settimana tranquilla, caso Cerri a parte. Ci aggiorniamo fra una settimana per una nuova puntata di Diamo i numeri per il Como. Ciao a tutti e ciao. Forza Como!